In occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, Provincia e Comune di Varese, insieme ad Aspem e Legambiente, organizzano la giornata del riuso. Sabato 16 novembre, i residenti nel quartiere di San Fermo, a Varese, potranno esporre davanti alla propria abitazione oggetti non più utilizzati che chiunque potrà prelevare. In collaborazione Provincia, Aspem, Comune di Varese e più una serie di associazioni diciamo legate comunque al rispetto dell'ambiente, ci sarà questa giornata che non è la prima volta che si fa, comunque appunto quest'anno tocca il quartiere di San Fermo. La giornata è abbastanza particolare perché c'è questa, appunto, questa giornata sabato prossimo in cui chi ha degli oggetti in buono stato che non usa più e che magari pensava di buttare via li espone fuori l'uscio di casa e le persone del quartiere che possono o ritengono di poter utilizzare ancora questi oggetti, li preleva e li utilizza per ancora del tempo invece appunto che mandarli in discarica o all'inceneritore. Quindi questo, diciamo, è una giornata di sensibilizzazione che si aggiunge alle tante iniziative, soprattutto nelle scuole, che da anni si portano avanti e che ricordano ha portato risultati veramente significativi. La nostra provincia nel suo complesso ormai arriva più o meno al 65% di raccolta differenziata, quindi ormai, diciamo, su livelli che possiamo tranquillamente definire scandinavi, e ormai prossima a proprio al limite fisico che difficilmente può superare il 70%, perché poi i costi aggiuntivi per ulteriormente aumentare la raccolta differenziata non sarebbero obiettivamente giustificati. Quindi un lavoro negli anni che ha visto impegnate le amministrazioni, le imprese che appunto operano nel settore ambientale, ma soprattutto i cittadini che con il loro comportamento virtuoso hanno reso possibile questi risultati. Quindi una giornata significativa, diciamo, nella direzione comunque di rispetto complessivo dell'ambiente, e si diceva prima in conferenza stampa, con un significato comunque anche trasversale nel senso sociale, nel senso di cominciare a entrare nella logica che oggetti che siamo abituati a buttare via quando ancora sono utilizzabili, ecco, un'abitudine che forse bisogna cominciare a cambiare. È una bella iniziativa che permette appunto di dare valore alle cose, il giusto valore alle cose, di ridurre il numero di rifiuti conferiti alla discarica, quindi di ridurre anche i costi di smaltimento, e in un momento di crisi come questo sicuramente è un aiuto anche per le famiglie disagiate. Sono 2.000 le famiglie interessate quest'anno, quindi un bel numero di cittadini che potranno appunto scambiarsi gli oggetti di uso quotidiano che non utilizzano più e contenere i costi che sappiamo essere sempre più importanti, i costi di gestione di una famiglia. Quindi una bella iniziativa, grazie alla provincia e a tutte le associazioni che partecipano. Consegnato a Bruxelles il premio Eden, la provincia di Varese entra ufficialmente nel più grande network turistico al mondo, con il nuovo asse Gavirate-Luino, che farà perno sul canottaggio. È un risultato veramente importante, nel senso che questa iniziativa di Gavirate e Luino, quindi delle due amministrazioni, delle società sportive canottiere in particolare che hanno seguito tutto l'iter, diciamo, della partecipazione al bando, l'agenzia del turismo che comunque ha fatto da regia tutta l'iniziativa, ha permesso appunto di arrivare a questo risultato, che siamo stati scelti tra le 5 migliori località in tutta Italia, quindi la provincia di Varese appunto con queste due località ha ottenuto questo risultato, nel settore, devo dire assolutamente significativo, del turismo sostenibile, quindi è stata premiata in particolare appunto queste due località sono state premiate per l'accessibilità che hanno sia gli impianti sportivi che gli impianti ricettivi, quindi ristoranti ed alberghi e tutto quello che ne consegue da un punto di vista logistico. Il premio poi è stato sottolineato appunto nei giorni scorsi anche a Bruxelles, dove sono state concentrate tutte le iniziative europee equivalenti, credo un centinaio, e quindi la provincia di Varese è stata prescelta tra le 5 migliori in Italia e tra le 200 migliori in tutta Europa. Quindi un risultato veramente significativo da sottolineare e che, voglio dire, ci incentiva sicuramente a continuare su questa strada, portando avanti iniziative importanti dal punto di vista turistico, di promozione del territorio e sportive, sempre con un occhio di riguardo, diciamo, le persone diversamente abili che però, diciamo, trovano in questi impianti adeguata organizzazione per poter svolgere con soddisfazione la loro attività sportiva. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it.